dire quello che c'era da dire riguardo alla pessima prestazione di domenica da parte del team, della squadra. Quindi questo è un po' quello che lui ha precisato. Mi smentisca se sbaglio, contro Peroni io ho visto fare qualcosa di molto diverso rispetto al suo naturale gioco, pochi tiri, tanti palleggi, pochi pick and roll, è una cosa derivata dal fatto che non eri tranquillo come hai detto per quelle ragioni o perché questo è quello che ti chiede un portare? No. When we play against Beverly, don't do your same games. You use more dribbles, you shot less, and you use few pick and rolls. It's a question regarding your status, what you were talking about before, the nerves, and what everything you happened in the last month, or is what Ugo asked you to do is the It's a different. I mean, I think you guys know me by now. I've played professional basketball here in Italy for it's my eighth season now, and my goal, my idea is just to win the game. And you know, I just try to do what the coach sees best. And in that situation, you know, I was just, you know, at the. I try to follow and trust in what Ugo wants, you know, and if that means me taking a back seat, then I would try to do that. Sunday's game wasn't about, you know, me physically, me being nervous from the loss of my grandfather, or me being sick because, you know, it was just a decision. It was just the way the game was played, and you know, I just tried to follow that game plan. Cercato di seguire le indicazioni che Ugo gli aveva dato facendo del suo meglio. Non era più una questione di condizione, ma era proprio cercare di seguire, di ricercare l'obiettivo che si erano posti, però purtroppo senza provando in tutti i modi, anche andando a sedersi in panchina quando Ugo gliel'ha chiesto, perché magari ha seguito anche questa indicazione, però non ci sono riusciti, insomma, non sono riusciti in ogni caso a seguire quello che il coach gli aveva chiesto. Per quanto riguarda Nino, se non hanno altre domande, le difficoltà di questa settimana, abbiamo visto pure un po' troppi infortuni, agli allenamenti sembra che la fortuna non giri a favore di questa squadra e in vista della partita ci dobbiamo aspettare, ovviamente oltre a Mauro D'Intorno, anche altre assenze, sappiamo che ancora non c'è l'incartamento necessario per Nicola Natali, confermo. Sì, stiamo effettivamente attraversando un momento difficile, proprio di notevole emergenza, direi. Hai già risposto tu, non c'è nessun cambiamento, dobbiamo fare di necessità virtù e pensare e ragionare in termini di positività. E colgo anche l'occasione in questo momento, so che il nostro pubblico è sempre meraviglioso. Sempre, ci ha sempre sostenuto in modo particolare tutti gli altri, le chiederò ancora per questa partita un ulteriore sforzo di stare vicino alla squadra, così come lo è sempre stato, un ulteriore sforzo di essere vicino a noi in un momento, ripeto, difficile, pronto a sostenerci dal primo minuto come ha sempre fatto, magari in una maniera ancora più calorosa, così proviamo a venirne fuori da queste situazioni di emergenza. Cioè Natali e Pintone non saranno nella partita. Attualmente no. Pintone sicuro, Natali, Mauro tu hai. Io sono qui, lo volevo dire prima, come traduttore, non ti posso dire nient'altro. Ma vale predattica, No, non te lo posso dire, ha risposto sappiamo pure il qual coach. è il coach, non mi ha detto che al momento è così, però può arrivare anche domani, dunque può essere convocato. A tutt'oggi, in questo momento, le notizie sono che non abbiamo nessuna notifica, nessuna cosa. Non c'è un limite sul quale. No, per capire, perché No, è una no, no, questione ma secolare, non la conosco. Mario, nemmeno io non sono.
sinceramente nemmeno io, Mario, perché oggi stavamo vedendo Antonio. Sì, ma non è una cosa più prettamente medica e di questioni, okay, insomma, riguardanti. Per Andre, le insidie di questa partita, secondo lui, dove si daranno? Come dice Nino, dentro voi stessi o c'è qualcosa in più? The question for you is where we can find difficult in this game. Coach Nino say inside ourselves. What do you think? You think you be scared of some players of Casale, or you think it depends a lot from us? No, I think I have the same, you know, even in this difficult moment, I still have the same idea that I had the last time I was here doing this press conference, and I think everything depends on us. If we come out with the same mentality that we came out against Naples, I think we will win easy. Maybe not easy, but we will win, or we will play a better game. Sometimes with basketball, not sometimes, but all the time, there's a winner and there's a loser. And it's not always who plays the best, it's not always who deserves the win. But for me right now, the most important thing is for us to get back to having fun, to trusting one another, enjoying this game, and playing with the same intensity mentality that we played with in Naples, and not the intensity or the mentality or the attitude or the body language that we played against, that we played with against Verily. If we play with the same mentality that we had against Naples for the rest of the season, and we don't win another game, of course I'm not happy. However, I would feel a lot better than if we play like Sunday and we lose every game. If it makes sense, you know. Dice quello che ha detto l'ultima volta che era qui in questa conferenza stampa, in questa sala stampa. Tutto dipende, la maggior parte dipende da noi. E ha fatto un paragone esemplare dicendo che se dovessimo giocare tutte le partite con la stessa intensità, con la stessa voglia, con la stessa fiducia l'uno nell'altro, con quello che una squadra deve fare, come abbiamo fatto a Napoli, e si dovesse perdere ogni partita, lui non sarebbe contento, questo è chiaro, però si sentirebbe veramente molto meglio di come si è sentito domenica dopo la partita contro Velori, e lunedì riguardandola, vedendo come hanno giocato in quella maniera, con quel linguaggio del corpo sbagliato, senza veramente mai rendersi conto di quello che stavano facendo. Quindi Andre dice questo, che l'importante è mettercela tutta per avere quella stessa mentalità, quello stesso spirito di sacrificio, di energia e di fiducia che si è fatto a Napoli. Ma io di persone, io la interpreto una cosa di positività in questo senso. E ripeto, la squadra non sta attraversando un buon periodo, ma non da ora, è quasi un bel po' di tempo. Tutto con coincidenza di infortuni. Ogni martedì, ogni mercoledì diversi giocatori non fanno parte. E sai, poi lavorare in sottonumero e concentrare tutto il lavoro con i giovedì e il venerdì, e d'altronde l'espressione della domenica della partita è il frutto del lavoro che inizia il martedì e finisce il sabato, non la domenica mattina. E quindi sai, si creano questi continui capovolgimenti e di non sicurezza anche nel pianificare, e quindi sei alla ricerca continua di equilibri. E il tutto, secondo me, ripeto, questa squadra ha bisogno di sbloccarsi, nel senso proprio mentalmente, di trovare serenità, gioco, entusiasmo e fiducia, solo questo. Per Andre, Mauro, a tutt'oggi Barcellona nelle ultime 5 partite ha fatto meglio soltanto di una vittoria e 5 sconfitte. Crede ancora che questa sia una buona squadra? You believe already in this team, or instead our team, considering also the injuries,
you believe in this team, this is a winning team, instead of what we do in last month, 5-5, 1-5? I think I just answered that. Penso di aver già risposto dicendoti che. I mean, if I see how we work, you know, like every week, we work very hard. Like right now, we, like you're talking about a group of guys who care, you know, who you're not talking about a group of guys who, after a loss, it's okay, you know, we play again next week and forget it. It's okay, we lost. I have 15 points, 10 assists. It's okay, I have 35 points. No, you're talking about a group of guys who care, who want to win. And, you know, like, I will always believe in this team and these guys, no matter what, because that's what, you know, a season is full of up and downs. And I think every team besides Trento has went through a period of bad times. You know, maybe we're having a little longer period than those other teams. But Torino, they start the season not so great. Brescia, like this. Capo, like this. You know, so I think it's important for us to focus on us, and it's important for us to keep working in the way that we're working. Ci crede sempre in questa squadra, ci crede sempre in questo gruppo di ragazzi, perché sono un gruppo di ragazzi che ci tengono. Dopo una sconfitta non pensano a quello che hanno fatto individualmente, quello che è il rendiconto personale, i punti, gli assist, ma quello che purtroppo è andato male per la squadra, quindi ci tengono molto, ci riflettono molto su una sconfitta e crede anche questi ragazzi, perché sa nel modo in cui lavorano duramente settimana per settimana. Ogni squadra ha un brutto periodo, forse il nostro è stato un po' più lungo, ma sicuramente ne usciremo fuori, come sono uscite anche le altre squadre, e sicuramente Andre crede fino in fondo in quello che questa squadra può dare a questo campionato.